Salve a tutti, io sono John Bauer e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete i link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. Inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso, dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno i spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi in cui andrò a fare la recensione del film del 2021 Oxygen, disponibile su Netflix. Questo film mi aveva incuriosito parecchio perché apprezzo i film di questa tipologia, film come Buried o 127 ore, film in cui l'ansia e la tensione, se ben costruite, se ben gestite, se ben sviluppate, possono dar vita a dei film molto interessanti e davvero degni di nota. E posso dirvi che in parte questo discorso vale anche per quanto riguarda il film Oxygen, un film che dura un'ora e mezza circa e devo dirvi la verità, il problema principale che ho riscontrato è un'eccessiva lentezza nella prima ora, o per meglio dire, il ritmo poteva essere gestito a mio parere in maniera decisamente migliore perché ci sono alcune parti piuttosto piatte e alternate a parti molto più interessanti. Quindi, se il ritmo fosse stato gestito in maniera nettamente migliore per renderlo anche più scorrevole, vi starei parlando di un film assolutamente consigliato. Però il film ve lo consiglio lo stesso, non lo ritengo uno dei migliori film che io abbia mai visto, ma comunque è un film che merita una visione perché ha molti pregi, fra cui il personaggio principale, ben interpretato e anche ben caratterizzato, quindi è un pregio che doveva esserci per forza, altrimenti il film rischiava di crollare su se stesso, cosa che meno male, fortunatamente, non è successa. Per il resto, che posso dirvi? La storia del film, come vi dicevo già prima, l'ho trovata a tratti interessante, ma in certi punti un po' troppo diluita, il tutto si dilunga un po' troppo, secondo me si poteva togliere qualche minuto per rendere il tutto molto più scorrevole, ma comunque è un film che entra nel vivo nell'ultima mezz'ora. L'ultima mezz'ora per me è semplicemente meravigliosa. L'ultima mezz'ora del film mantiene sempre alta e viva l'attenzione dello spettatore, riesce a trasmettere ansia e tensione, almeno per me è stato così, e quindi grandissimo merito e grandissimi applausi per l'ultima mezz'ora di questo film, che riesce a risollevare, diciamo, quel poco che c'era di buono nella prima ora. O per meglio dire, qualcosa di buono c'era, ma non a sufficienza per permettermi di dare a questo film più della sufficienza, appunto. Scusatemi la ripetizione, il gioco di parole, ma spero di essermi spiegato bene. Quindi è soprattutto merito dell'ultima mezz'ora, e inoltre anche merito del personaggio principale, ben caratterizzato, ben approfondito e ben interpretato, che ho deciso di dare a questo film 3 stelle e mezzo su 5, un voto che per me ci può stare per questa pellicola, un film che ha anche una colonna sonora che ho apprezzato particolarmente, mi è piaciuta tantissimo. Quindi un film che vi consiglio di vedere non in maniera, diciamo, così incredibile, ma comunque se avete un'ora e mezza libera potete tranquillamente spenderla per vedere questo film che è molto interessante, ripeto ancora una volta, soprattutto nell'ultima mezz'ora, e ve ne parlerò meglio fra poco nella parte spoiler. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale per non perdervi i miei prossimi video, e inoltre vi ricordo anche di attivare la campanellina, così riceverete una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video, e direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler non mi dilungherò più di tanto perché voglio concentrarmi e soffermarmi sulle cose che mi sono piaciute di meno e su quelle che mi sono piaciute di più. Partendo dalle cose che ho apprezzato di meno, ripeto ancora una volta, la prima ora, a mio parere, è, diciamo, si perde un po' troppo tempo in chiacchiere in certi punti, perché in altri ho trovato delle cose interessanti, come ad esempio i dettagli riguardanti il personaggio principale, la sua storia, la sua vita. Sono cose che ho trovato interessanti, ma poi ci sono alcuni dialoghi, a mio parere, un po' troppo superflui, eccessivi, a tratti inutili. Tutto serve per mandare avanti la storia e la vicenda, e a mio parere si poteva togliere qualcosina. Però, a parte questa cosa, devo dirvi che il personaggio principale
principale mi è piaciuto anche per come è stato caratterizzato e approfondito, e inoltre l'ultima mezz'ora, mamma mia, spettacolo puro. Non so come altro definire l'ultima mezz'ora del film che riesce davvero a farmi passare sopra alla prima ora che avevo trovato a tratti noiosa purtroppo. Un'ultima mezz'ora che mi è piaciuta in particolar modo, ho apprezzato un'inquadratura splendida, una scena per meglio dire, quella in cui viene inquadrata tutta la struttura nello spazio con quella musica in sottofondo, ed è proprio per questo che vi dico che la colonna sonora mi è piaciuta. Quella scena è meravigliosa, è davvero, non credo che riuscirò mai a dimenticarmela, ed è una piccola perla, una piccola chicca all'interno di questo film che volevo assolutamente citare e menzionare. Poi che altro posso dirvi? Ho apprezzato anche come viene portato avanti il tutto, appunto, sempre nell'ultima mezz'ora, perché scopriamo a un certo punto che il personaggio principale in realtà è un clone della sua vera versione umana e quindi sta viaggiando insieme ad altri cloni su un altro pianeta, perché sulla Terra c'è un virus che sta ponendo fine alla razza umana. Quindi mi è piaciuto molto questo colpo di scena perché funziona, riesce a stupire, a sorprendere lo spettatore e riesce a risultare molto interessante, quindi il merito va anche a questo colpo di scena che riesce a catturare l'attenzione dello spettatore, almeno per me è stato così. Quindi tutta l'ultima mezz'ora mi è piaciuta perché c'è ansia e tensione a mille, perché non sai come andrà a finire, e una volta giunti arrivati al finale, devo dire che ho apprezzato come si è concluso il tutto. Una chiusura degna di nota per un film che rischiava di accontentarsi della sufficienza durante la prima ora, ma che con l'ultima mezz'ora riesce ad andare oltre la semplice sufficienza. Quindi, che altro posso dirvi? Complimenti anche al regista, perché già aveva fatto anche il film Crawl, era stato il regista di quel film che avevo apprezzato, e in questo caso riesce a fare un buon lavoro. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!